Mercurio sta per transitare davanti al Sole. E questo è l'argomento dell'episodio numero 55 di Astronomicast. Un benvenuto da Vito Lecci. È un evento relativamente raro, quello del prossimo 11 novembre 2019, il transito di Mercurio sul disco solare. Ciò che vedremo è il piccolo pianeta passare davanti alla nostra stella. Dalla Terra, gli unici due pianeti che possiamo osservare transitare davanti al Sole sono Mercurio e Venere, in quanto più vicini alla nostra stella rispetto a noi. Ovviamente, perché possa verificarsi un transito, è necessario che ci sia un allineamento perfetto o quasi tra gli astri coinvolti, e nel nostro caso avremo un allineamento perfetto nell'ordine Terra-Mercurio-Sole. L'ultima volta è accaduto nel 2016, ma per il prossimo dovremo attendere il 2032. Ti anticipo subito che sarà uno spettacolo grandioso, in quanto permetterà di vedere con i propri occhi l'immensità della nostra stella rispetto a quella effimera di un pianeta. Ciò che riusciremo a vedere sarà un piccolo dischetto nero, Mercurio appunto, che si staglia sull'immensità del Sole. Ecco gli orari delle varie fasi dell'evento astronomico. Alle 13:35, ora italiana, avremo il primo contatto, cioè il piccolo disco di Mercurio toccherà virtualmente quello del Sole. Da questo momento in poi inizia ufficialmente il fenomeno del transito. Alle 13:37 avremo il secondo contatto, cioè il piccolo dischetto di Mercurio si sarà completamente immerso in quello del Sole. Alle 16:20 avremo la centralità, cioè il disco di Mercurio si troverà nella massima immersione possibile del disco solare. In questo 2019 coinciderà quasi col centro geometrico del Sole stesso. Purtroppo, però, questo momento della centralità è più o meno anche il momento in cui il Sole tramonterà in gran parte dell'Italia, quindi dalla nostra penisola non riusciremo a vedere il terzo e il quarto contatto, i momenti cioè in cui il pianeta abbandonerà il disco solare, e quindi non vedremo il termine del transito. Pazienza, avremo comunque avuto la possibilità di goderci almeno una buona metà dell'evento stesso. Adesso però vorrei darti qualche informazione per poter osservare il fenomeno in assoluta sicurezza. Ricorda infatti che il Sole è pericolosissimo da osservare senza un'opportuna protezione. Se non si sta più che attenti sarà facilissimo procurarsi dei danni seri ed irreversibili ai propri occhi. Per questo motivo ti esorto ad ascoltare attentamente quanto sto per dirti. Per poter ammirare il transito di Mercurio, poiché questo pianeta appare con un diametro di circa un duecentesimo rispetto a quello del Sole, è indispensabile utilizzare un piccolo telescopietto, con almeno 50 ingrandimenti. Si può provare anche col binocolo, ma ti assicuro che col binocolo sarà piuttosto difficoltoso. In ogni caso, occorrerà installare sull'obiettivo un filtro molto denso al fine di limitare il flusso luminoso e bloccare completamente la radiazione infrarossa e ultravioletta provenienti dal Sole. Per fare questo esistono degli appositi filtri solari venduti proprio allo scopo di osservare il Sole. Quello che utilizzo io si chiama AstroSolar ed è disponibile nei negozi specializzati che puoi trovare anche sulla rete. Attenzione, non usare nient'altro, perché nessun altro sistema è in grado di proteggere i tuoi occhi. La parte annerita delle lastre per le radiografie, le pellicole bruciate, i vetri affumicati sulla fiamma della candela, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono sistemi molto pericolosi in quanto filtrano la luce visibile, ma non filtrano la radiazione infrarossa e quella ultravioletta, che causerebbero dei danni permanenti alla tua vista. Detto questo, vorrei aggiungere alcuni suggerimenti se nel caso avessi voglia di costruire un filtro solare per il tuo binocolo o il telescopio, e per questo motivo ho preparato un video in cui ti spiego passo passo come fare. Lo troverai sul sito di astronomicast.it nell'episodio numero 55 dedicato proprio al transito di Mercurio sul disco solare. Se invece non hai i filtri, oppure non hai voglia di costruirli, o non hai il tempo di farlo, o magari non disponi di un telescopio, allora vorrei consigliarti di rivolgerti all'associazione di astrofili più vicina alla tua città. Sono sicuro che per questa occasione organizzeranno degli eventi dedicati proprio all'osservazione del transito di Mercurio. Se invece sei dalle mie parti, ti ricordo che il mio parco astronomico Sidereus si trova nel Salento, a Salve, in provincia di Lecce, allora sarei felicissimo di averti tra i miei ospiti.
Per l'occasione, infatti, sto aprendo il parco gratuitamente a chiunque fosse interessato ad osservare l'evento, in assoluta sicurezza e attraverso i telescopi che metterò a disposizione. Bene, detto questo, io ti chiederei soltanto di aiutarmi a diffondere il più possibile questo episodio. Fallo attraverso Facebook oppure attraverso il tuo social preferito. Aiutami a diffonderlo a quante più persone possibile, in maniera da dare a chiunque la possibilità di osservare l'evento, ma soprattutto di osservarlo in assoluta sicurezza. Detto questo, ti saluto augurandoti di poterti godere questo magnifico spettacolo e ti do appuntamento al prossimo episodio. Ciao, Davito!